Ciao a tutti. Allora, premetto, so benissimo che non faccio mai video e dovrei farne, però dato che la scuola, gli amici mi portano via tempo, credo ne farò molti, molti, molti quest'estate. Credo. Detto questo, volevo fare un video giusto perché, insomma, per portare avanti questo canale che dovrebbe avere dei video. Stamattina ho visto la mia scatola, diciamo, dei ricordi, io la chiamo così, dove metto dentro biglietti o cose state importanti per me o semplici ricordi di cose che ho fatto o luoghi che ho visitato. Ho detto perché non farci un video? Ed ecco qua. Questa è una scatola dove metto dentro oggetti, fogli, carte, foto, cose varie. E ora mostrerò. In realtà non mi ricordo neanche io cosa ho messo qua dentro, tante cose, cose a caso, quindi prenderò a caso e spiegherò un po' la storia. Non durerà tanto sto video, tranquilli, non sarà come l'ultimo. Spero. Questo è il biglietto di Fiera Cavalli del 2016, questo, cioè l'anno scorso. Ogni anno vado a Fiera Cavalli con i miei genitori o altri amici e mi diverto, molto bello, ciao. Articolo di giornale di quando Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo. Io sono ho conosciuto Marco Mengoni quando ha vinto il festival e dalla prima esibizione ne sono rimasta innamorata e quindi così ero molto felice quando ha vinto. Oh mio Dio, una foto di me da piccola. Davvero sexy, bellissima. Cambiata leggermente. Pubblicità occulte al Museo Fulcis di Belluno. Bello, per chi è appassionato di musei, non sembrerebbe, ma io sono appassionata di musei. Andatelo a visitare perché è davvero bello. Ci sono delle opere del Tiziano molto, molto belle. Un biglietto per entrare all'Empire State Building a New York, per chi non lo sapesse. E viaggio dell'estate 2013 con i miei genitori. Davvero bellissimo. Oh, questo è un biglietto del concerto di Tiziano Ferro luglio 2015. Ci sono andata, mi ha accompagnato mio papà, era il regalo del mio compleanno, del mio 15° compleanno. Apprezzatissimo, è stato l'unico concerto a cui sono andata, ma se non ho pianto. Viva l'imbarazzo, lo sputtanamento su YouTube. Io da piccola volevo fare la cantante, ma proprio convinta. E il mio nome d'arte sarebbe stato Alice Chris, una roba del genere. E questa sarebbe stata la copertina del mio disco. Tra l'altro, qua se notate, era finita la stampante, quindi ci sono tutte le foto sfocate. Oddio, questa sono io e anche questa. Anche questo ero io con un microfono delle Winx in mano. Insomma, questo era il mio disco. Solo la copertina, non c'è nient'altro. I disagi. Alle medie mi piaceva molto disegnare, difatti passavo il tempo, difatti ogni volta rischiavo di essere bocciata ogni anno alle medie, passavo il tempo a disegnare professoresse delle medie. Dopodiché, biglietti dell'autobus a caso, non so neanche di quanto siano, probabilmente li ho messi dentro perché non sapevo dove altro metterli. Questo è un biglietto aereo da Savannah a Newark, questo del 2015, l'ultima volta che sono stata negli Stati Uniti, al ritorno quando ero arrivata a Savannah e sono andata a New York. Biglietto aereo. Direi che possiamo finire qua. Spero il video sia stato meno noioso dell'ultima volta. E boh, ci vediamo in un nuovo video. Ciao!